cultura anche sull'immondizia. Io dico, e sono caparbiamente sostenitore di questa idea, che l'immondizia che produciamo noi ce la dobbiamo smaltire noi. L'immondizia che si produce in l'X regione se la deve smaltire l'X regione. Quindi qui entra non solo una cultura cittadina per far sì che la differenziata subisca un incremento maggiore di quello che noi attualmente abbiamo. E sappiamo che in tanti territori, questo è un pregio per quanto riguarda il territorio del Cilento, degli Alburni, in tanti paesi sta crescendo la cultura della differenziata. Siamo arrivati addirittura in qualche paese al 52-55%, e questo è un dato straordinario. Ci sono degli obiettivi che guardano al 60-65%, ma credo che ci si arriverà. Tuttavia però occorre che amministrativamente le amministrazioni, sia locali, sia provinciali, sia regionali, si convincono e fanno cultura nel dover e poter smaltire i rifiuti nella propria regione. Questo è un dato importante, sono convinto di ciò, perché se noi costruiamo i termovalorizzatori, se noi facciamo cultura di differenziata, domani non avremo i problemi di Napoli, non avremo i problemi di Salerno, non avremo i problemi di Ponte Cagnano o di qualsiasi altra zona per quanto riguarda la regione Campania. Ed anche questa problematica, diciamo, lei quindi propone di affrontarla in maniera pragmatica, perché le risoluzioni che lei ci ha proposto sono molto pratiche, molto pragmatiche. Passiamo ad un'altra problematica: tagli alla sanità, chiusura di ospedali, aumento dei ticket. Ma che fine ha fatto la tutela del diritto alla salute? Era proprio necessario? No, le dico no, non era necessario, però bisogna guardare un attimino a monte. Noi abbiamo avuto negli anni, io non so chi è in possesso di questi dati, ma chi non è in possesso, io adesso per non incappare in errori non dico numeri, però noi abbiamo avuto nel passato una discriminazione al contrario. Praticamente abbiamo usufruito della sanità campana con una facilità enorme. Con un mal di testa noi abbiamo speso migliaia di euro, mentre invece chi, poverino, soffriva di una malattia molto seria e grave, doveva fare i salti mortali per poi andarsi a prendersi le cure. Oggi noi ci troviamo di fronte a un cospetto che è abbastanza problematico sul fronte della distribuzione della sanità, non sul fronte del pagare il ticket. Io personalmente pure mi vedo contro se devo andare in ospedale magari a farmi una visita al pronto soccorso e devo pagare il mio ticket, però è pur vero che se ci vado per il mal di testa lo pago, ma se ci vado per un problema serio il ticket non lo pago. Quindi il problema serio qua io penso sia la distribuzione dei presidi ospedalieri. La distribuzione dei presidi ospedalieri proprio per rincassare, tutti quei soldini negli anni attraverso un'amministrazione che abbiamo avuto nel passato di sinistra per quanto riguarda la regione Campania e le gestioni delle ASL, che è stato uno scempio. Fare uno scempio sulla sanità, toccare la sanità a livello di soldini, vuol dire veramente criminalità assoluta. La criminalità non sta nel fatto di dover allontanare un presidio ospedaliero e magari accorparlo ad un altro oppure chiudere un presidio ospedaliero. Quello non è criminalità, a parte il fatto che io sono convinto che non verrà chiuso nessun ospedale. C'è una, attualmente per quanto mi riguarda, per quanto io abbia formazione, c'è una risoluzione in questo, c'è una soluzione, più che risoluzione. Si sta discutendo molto sugli ospedali. Abbiamo addirittura, faccio un esempio unico per farlo tutti, ad esempio l'ospedale di Rocca d'Aspide, dove già lo stesso presidente Cirielli ha detto che l'ospedale non verrà chiuso. Quindi è la distribuzione dei presidi ospedalieri, ma per fare ciò noi siamo anche tutti quanti, i cittadini, io sono convinto che sono certi di avere magari l'ospedale anche a 20 km, a 25, a 30, però l'importante è che noi abbiamo poi le strade per poter raggiungere con una certa facilità e velocità il presidio ospedaliere che in quel momento ci occorre. Ma restringiamo un po' il campo di attenzione, abbiamo parlato di problematiche regionali, ora invece concentriamoci un po' più sul Cilento. Quali sono le esigenze di questa terra, di questo Cilento?
Beh, guardi, io credo una sola. Credo che l'esigenza che gli occorre al Cilento, che è la terra che sorride, dico io, il Cilento è terra che sorride, basta che già un sol visitatore viene qua, trova subitissimamente un sorriso che questo territorio gli offre, e glielo offre in un modo molto sincero. Ha bisogno di una sola cosa, e credo che ha bisogno di marketing. Fare marketing turistico vuol dire vendere un prodotto, perché è un prodotto bellissimo quello che noi abbiamo, vendere un prodotto non solo in Italia ma all'estero. Quindi quello ci andrà a produrre un turismo d'eccellenza. Fare turismo di eccellenza vuol dire non avere più i problemini che si vanno a riscontrare sui territori per quanto riguarda il subaffitto, perché c'è il cittadino che vuol lavorare, vuol guadagnare soldini durante l'estate. Avremo e dobbiamo avere una ricettività molto più vasta di fronte a quella che abbiamo, perché sapete che i grandi operator chiedono oggi alberghi che hanno 3, 4, 500 stanze, non chiedono 20, 15 o 10 stanze. Quindi quello che ha bisogno questo territorio è il marketing turistico. Però mi deve consentire di dire ancora una cosa su questo. Il marketing turistico non viene fatto attraverso le decine e decine di associazioni che ci sono sul territorio per quanto riguarda la divulgazione e la conoscenza del Cilento, ma deve essere fatto attraverso le istituzioni. Ora, ben vengano le associazioni, perché sono importanti, per carità, ma se tutte queste associazioni si mettono insieme e colloquiano con le istituzioni, cioè vale a dire trovare un punto d'appoggio, trovare un canale idoneo, come fare per addivenire verso la totalità della crescita del turismo, del turismo che poi tra l'altro è una terra che lo richiede, lo reclama, noi avremo sicuramente un turismo d'eccellenza, venderemo sicuramente il nostro prodotto territorio ad un vasto pubblico, ad un pubblico d'eccellenza appunto, ma non perché dobbiamo venire in giacca e cravatta a fare il turismo. Il turismo d'eccellenza è quello che non ti viene soltanto 2 mesi all'anno, ma il turismo d'eccellenza è quello che H24, 12 mesi all'anno, è presente sul territorio. Noi possiamo farlo questo, lo possiamo fare se abbiamo la volontà, lo possiamo fare se le istituzioni, a partire dalle amministrazioni, a partire dall'ente provincia, dall'ente regione, ci sediamo ad un tavolo, chiacchieriamo di come fare per vendere il nostro prodotto, dove andarlo a presentare, prendere la nostra bella cartellina, partire e andare ad invitare i tour operator. Non possiamo sui territori fare delle manifestazioni per quanto riguarda la nostra mozzarella per 3, 4, 5 giorni, spendere migliaia di euro e non serve a niente, perché lì c'è presente il ragazzino di 15 anni che abita vicino agli stand dove è stata fatta la manifestazione, oppure il signore, il papà e la mamma che l'ha accompagnato. Noi per sviluppare ad esempio il prodotto della mozzarella dobbiamo partire dal nostro territorio, andare ad invitare le persone giuste, gli enti giusti, portarli qui, farglielo assaggiare il prodotto e poi venderglielo, e attraverso questo meccanismo della presentazione dei prodotti tipici che noi abbiamo nel territorio, Cilento, Alburno, Piana del Sele, che sono tantissimi, noi abbiamo tanti prodotti DOP, DOC, eccetera, che è una cosa straordinaria, è un elenco, mi sembra, di più di 30 prodotti che sono in questa lista, che attraverso, dicevo, questi prodotti noi possiamo andare a sviluppare anche il turismo. Perché? Perché quando io parlo di circolarità produttiva intendo proprio questo, vuol dire usufruire di quello che abbiamo per cercare di incamerare quanto più presenze abbiamo sul nostro territorio. Però ovviamente dobbiamo avere le strutture, dobbiamo avere la capacità, la formazione e la cultura per riceverli, e ovviamente sviluppare quel turismo che il Cilento richiede. Perché il Cilento è una terra, come dicevo poc'anzi, sorride, e il Cilento è una terra importante ed è il fiore all'occhiello della Campania. Dunque, valorizzazione dei punti di forza per arrivare appunto ad un turismo di qualità. In chiusura, errori politici del passato assolutamente da non ripetere. Guardi, mi posso espandere un po' sul nazionale. Penso
aver avuto l'assurda convinzione di aver fatto la Seconda Repubblica. Noi la Seconda Repubblica non l'abbiamo fatta, abbiamo perso un'occasione importante, perché c'è stato un passaggio in dove la Seconda Repubblica poteva veramente venire incontro a quello che doveva essere una nuova cultura, una nuova vision della politica italiana. E perché non l'abbiamo avuto? Perché stiamo professando ancora oggi i due poli, stiamo professando una politica, ecco, molto più pragmatica, cioè quella di confrontarci tra le parti senza avere decine e decine di partiti che poi in effetti non producono assolutamente nulla se non diatribe televisive, diatribe da strada. E l'errore penso sia stato proprio quello, perché se noi avessimo continuato magari non con la vecchia Repubblica, ma tenendo fede a quello che sono stati i partiti, a quella che è la partitocrazia, forse oggi ci trovavamo in un contesto tale da poter chiacchierare oggi per il domani per fare qualcosa di nuovo in politica. Questo è il punto cruciale, però tradotto poi in termini territoriali, l'errore politico che noi facciamo sempre, ma io parlo di noi operatori politici, non del politico che si interessa di andare ad amministrare praticamente gli enti, di amministrare le regioni, le province, il governo. Io dico noi operatori politici, l'errore che facciamo, e quindi è la politica che commette un errore, è quello di non parlare spesso con le persone. Con la gente bisogna parlare, bisogna chiacchierare, bisogna confrontarsi. Il principio dialogico eccelle l'uomo nel suo essere sociale, nella sua composizione di soggetto della comunità in cui vive. E quindi bisogna che le opinioni si confrontano. La meravigliosità dell'universo sta anche in quello, che due opinioni si confrontano e fanno dialogo. Quindi l'errore che dico è stato fatto, per quanto noi, dico noi per dire tanti colleghi operatori politici, siamo stati in giro sui territori, lo facciamo oggi ancora, ma c'è bisogno di espandere più cultura politica. Per fare questo bisogna parlare, ma più che altro bisogna ascoltare i cittadini. Bisogna espandere cultura politica. Abbiamo ascoltato il punto di vista politico di Glicerio Taurisano. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi di Sole TV e mi raccomando, tenete l'occhio vigile sul territorio.